Poracci, per chiudere la settimana non c'è niente di meglio che un bel solo risposte sbagliate. Molti di voi si sono confusi sentendo il doppiaggio orrendo, pensando si trattasse di Kingsfield 4, mentre altri non sono riusciti a scrivere il titolo, che, come ci ricorda velocemente Riccardo, era proprio The Legend of Dragoon. Per le risposte sbagliate, una doppia premiazione. Sia Legend of Trachia, per rimanere in tema, ma anche Elisa la Draga Ombrosa. Così abbiamo omaggiato tutto il trash, videoludico e non. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi solo quando ne ho voglia. La puntata di oggi sarà ricchissima, ma per sbloccarne il pieno potenziale, mi dispiace, dovete iscrivervi, va fatto per forza. Quindi mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione poi trovate un sacco di link, ma tantissimi, tutti da cliccare. Mi raccomando, fatelo. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Partiamo dall'angolo della poracciata, no? Occhi aperti, come al solito, sull'Epic Game Store. Lo strategico Rise of Industry si potrà scaricare gratuitamente fino al 9 marzo, quando poi verrà sostituito da Call of the Sea. Ormai l'offerta dello store si alterna sempre tra strategici e avventure narrative, però vi devo dire, non conosco questo Call of the Sea, ma il colorato stile grafico e il racconto ispirato alle storie Lovecraft mi attirano parecchio. Finché è gratis, perché no? Mese un po' particolare invece per i titoli offerti con Prime Gaming, visto che per marzo gli abbonati Prime avranno sì accesso alla consueta selezione di titoli da riscattare, ma questi saranno pubblicati a cadenza settimanale. Il catalogo in offerta poi non è così impressionante e a spiccare ci sono solamente la versione aggiornata di Baldur's Gate e anche Adios, che ci siamo beccati qualche settimana fa sull'Epic Game Store. Per quanto riguarda i titoli del Plus, vi ricordo che sono stati già annunciati con largo anticipo durante lo State of Play della scorsa settimana e saranno disponibili a partire da martedì prossimo. Anche in questo caso la selezione non è che faccia proprio gridare al miracolo, però ho sentito dire che Battlefield si è ripreso parecchio rispetto alle pessime condizioni in cui era stato lanciato. Magari vale la pena buttarci un occhio. Mentre il Game Pass accoglie oggi Oolong Dynasty, un bel day one per l'uscita più importante della settimana. La critica ha premiato il titolo, anche se con qualche riserva. Sembrerebbe essere una sorta di Souls-like estremamente accessibile, che rappresenta un po', per Nio, quello che Sekiro ha rappresentato per i Souls di From Software. Insomma, non essendo un amante del genere, per me è un'aggiunta perfetta sul pass. Appena trovo la forza di finire Atomic Heart, magari gli darò un'occhiata. A proposito di recensioni, purtroppo non è andata altrettanto bene a Cliven Ranch, il collectathon 3D che tenevamo d'occhio da un po' di tempo su questo canale. Il gioco presenta sì ottime idee, ma si vede che è un progetto troppo ambizioso per il piccolo team che lo ha partorito. Nel dettaglio sembra essere traviato da un'infinità di problemi tecnici, un vero peccato. Di sicuro poi avrete fatto una bella scorpacciata di anteprime di Final Fantasy XVI. Il titolo sembra essere strapromettente, peccato che tutto quello che è stato mostrato in realtà non sia proprio quello che cerco in un Final Fantasy, ma in ogni caso rimango estremamente fiducioso della guida di Yoshida. A proposito, se avete una mezz'oretta libera, vi consiglio di recuperare l'anteprima fatta da SkillUp, che ha avuto l'onore di andare in Giappone per intervistare faccia a faccia Yoshi P, e tra le tante cose, tutte molto interessanti, salta fuori che gli sviluppatori giapponesi ritengono offensivo il termine JRPG, una cosa che non mi sarei mai immaginato di sentire, e quindi recuperate assolutamente l'intervista per saperne di più. È una cosa che mi ha veramente lasciato a bocca aperta. Però rimaniamo un attimo bloccati in Giappone. Da una parte abbiamo un aggiornamento sul caso di Yuji Naka, il papà di Sonic, che recentemente era stato arrestato con l'accusa di insider trading, ovvero di aver smosso una quantità di soldi non indifferente acquistando delle azioni di piccoli studi solo perché aveva accesso a delle informazioni riservate all'interno di Square Enix. Naka, interrogato dalla corte del distretto di Tokyo, si sarebbe dichiarato colpevole, ammettendo l'utilizzo improprio di queste informazioni. Insomma, non si mette affatto bene per lo sviluppatore, che potrebbe rischiare anche la galera. E invece dai, analizziamo un attimo i dati di vendita giapponesi relativi alla settimana appena conclusa.
Ottimo il debutto di Kirby, che si conferma come una delle mascotte più amate in madre patria, mentre bene Octopath Traveler, con quasi 70.000 copie totali tra Switch e PS5, ma credo che rispetto al primo capitolo ci sia stato un calo di interesse generale nei confronti della produzione. Like a Dragon Ishin entra di prepotenza nella top 10, mentre Mario Kart 8 Deluxe proprio non molla, occupando l'ultimo posto della top 10. Per quanto riguarda gli hardware, il successo di PS5 sembra infine inarrestabile, mentre Switch ha rallentato la sua corsa in Giappone, le due versioni di PlayStation 5 sono gli hardware più venduti anche di questa settimana, la quinta consecutiva. E poi dai, è incredibile che i giapponesi continuano a comprare i new 2DS XL nuovi di zecca, ben 72. Ah, e poi molto velocemente, ieri è uscita la prima parte del Season Pass di Mario & Rabbids Sparks of Hope, intitolata Tower of Doom. Io non ho ancora avuto modo di provarla, ma sono curioso di fare un salto sulla produzione Ubisoft Milano, soprattutto perché si tratta di uno dei giochi che più mi è piaciuto dello scorso anno. Voi invece l'avete già provata? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. C'è infatti un importante aggiornamento per quanto riguarda il leak di cui abbiamo discusso appena si è concluso il Pokémon Presents di lunedì. L'insider è infatti tornato su 4chan per fare chiarezza sulle sue parole. Come potete vedere da questo screenshot, c'è stata una risposta al leak iniziale e non chiedetemi bene come, l'autore ha confermato tramite l'utilizzo degli hash di essere lo stesso del post iniziale. Quindi non sappiamo se le informazioni condivise siano veritiere o meno, ma quantomeno possiamo affermare con certezza che questi chiarimenti arrivano dalla stessa persona che ha alzato il polverone in precedenza. Quindi cosa aggiunge il leaker? Bene, che l'esagono non è il titolo del terzo DLC, ma un elemento che è mostrato spesso all'interno del pass di espansione, che le speciali sembianze Terra Crystal citate in precedenza, che avevano confuso un po' tutti, sono in realtà una nuova meccanica di gioco non ancora svelata dai trailer di presentazione, e che il nuovo modello di Switch menzionato è in realtà una console next gen e, per quanto ne sa l'autore, il DLC 2 è previsto per essere pubblicato a inizio 2024. Si chiude così l'ondata di informazioni, con delle precisazioni che arrivano a combaciare ancora di più con quanto ipotizzavamo in precedenza. L'indicazione dell'uscita della seconda parte del DLC prevista per l'inverno 2023 significa che in realtà c'è tempo fino a marzo 2024 per la sua pubblicazione, e se veramente questa accompagnerà l'uscita di una patch pensata per ottimizzare le performance su un hardware next gen, come tempistiche ci siamo. Nintendo potrebbe infatti replicare esattamente quello che ha fatto con la Switch nel 2017, presentare la console verso dicembre o i primi di gennaio in previsione di un lancio fissato per marzo. Quindi, se prendiamo per vero tutto quello che viene detto, non solo saremmo entrati nell'ultimo anno di Switch prima dell'arrivo della next gen, ma inoltre lo spettro di una Switch Pro sarebbe finalmente spazzato via. Poi certo, c'è da dimostrare che questo leak sia attendibile, che non stia aggiungendo informazioni a caso per far parlare di sé e via dicendo, però non sembrano certo delle sparate. Tutto quello che ha condiviso e soprattutto queste precisazioni sembrano prediction abbastanza sensate. Insomma, io non penso sia uno scenario così lontano da un'ipotetica realtà. Però sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Ci credete all'arrivo di una Switch 2 a marzo 2024? Ma basta andare avanti di mesi e mesi. Iniziamo a pensare a quello che ci aspetta per questo marzo. E vuoi o non vuoi, non c'è niente da fare, il 2023 è l'anno di Metroid. Neanche il tempo di scartare l'edizione fisica della Prime Remastered che Nintendo ha deciso di annunciare la data di uscita di Metroid Fusion all'interno del pacchetto aggiuntivo dell'NSO. Il gioco GBA arriverà la settimana prossima, il 9 marzo, e io sono gasatissimo. È vero, Fusion è stato spesso criticato per la sua eccessiva linearità, una caratteristica che va contro l'essenza stessa dei Metroidvania, però rimane un capitolo ancora oggi godibilissimo, che sacrificava una progressione non lineare in favore di sessioni mordi e fuggi tipiche del gaming in portabilità. E poi è forse l'episodio della serie con l'atmosfera più tesa in assoluto, e in questo è molto più Dread di Dread. Se avete apprezzato il ritorno di Metroid nel 2021, apprezzerete particolarmente anche Fusion, non lasciatevelo scappare. E poi rendiamoci conto che piano piano la Switch sta diventando la macchina definitiva per rigiocarsi tutta la storia di Metroid, e questo non può che essere un bene. E poi, tra gli aggiornamenti all'NSO, i Direct, il DLC di Mario Kart, Nintendo è veramente fuori controllo e quasi non c'è tempo di respirare. Da qui fino all'uscita di Tears of the Kingdom,
mi sa proprio che ne vedremo delle belle. E a proposito, poracci, in chiusura bisogna un attimo fare il punto della situazione, perché il 9 marzo è ufficialmente la giornata più affollata di tutto quanto l'anno. Oltre a tutte le pubblicazioni di cui abbiamo discusso, ci saranno ben 3 eventi che seguiremo in live qua su YouTube. La giornata si aprirà alle 13 con Level 5 Vision, una live stream sottotitolata in inglese dove il publisher nipponico parlerà dei suoi prossimi titoli in arrivo. I fan del professor Layton e di Inazuma Eleven non dovranno perdersi per nessuna ragione al mondo questo evento e noi lo seguiremo a partire dalle 12.30. Ma sarà un giovedì lunghissimo, perché alle 23 sarà invece il turno di un Nintendo Direct dedicato al trailer finale di Super Mario Bros. Il film. Anche in questo caso noi ci vedremo una mezz'oretta prima, a partire dalle 22.30, per commentare in live il trailer. Però le cose saranno un po' più complicate. Sarò costretta a togliere il trailer dalla stream a causa del sistema di copyright di YouTube. Sarà una reaction poraccia al 100%. E a questo punto che fate? Volete andare a dormire? No, no! Alle 23.30 ci sarà il Capcom Spotlight, un evento dove il publisher mostrerà titoli attesissimi. Ci sarà spazio per Exo Primal e i suoi uragani di dinosauri, sarà mostrato il porting di Ghost Trick e anche la collection di Mega Man Battle Network. Ma le vere star della serata saranno Resident Evil 4 Remake e Monster Hunter Rise. Beh, ne vedremo sicuramente delle belle, anche se poi Capcom tira fuori delle presentazioni a dir poco soporifere, ma noi non ci arrenderemo. Comunque sarà un giovedì ricchissimo e, visto che ci siete, seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti. E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che, oh, arriverà, quando arriverà. Voi, nel frattempo, passate un buon weekend, fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Fusion, Michele Droid, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!